siete pronti ad aprire tutti i bauli? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Allahu Akbar! Bella raga, qua Alex e bentornati sul canale. Oggi siamo ragazzi ritornati su Clash Royale. Come vedete dalla copertina in sottofondo, poi in sovraimpressione, ragazzi, siamo su un nuovo episodio delle Chest Battle. Oggi ragazzi, o meglio anche oggi, due di voi si sfideranno a colpi di bauli e alla fine appunto vedremo, come nello scorso episodio, di vedere chi ha sculato maggiormente. Ragazzi, per questo epico episodio subito ragazzi vi chiedo subito di lasciare un pollicione, almeno arriviamo a 8000 mi piace ragazzi, 8000 mi piace per una prossima chest battle. Ma prima appunto di cominciare con lo spacchettamento insano, dobbiamo celebrare il vincitore di questo episodio, che vi ricordo ragazzi, vi ricordo come sempre in cima sopra, c'è anche in questo episodio, ci sarà il sondaggio per vedere chi tra i due di questo episodio avrà vinto, perché ragazzi lo voterete voi. E vi ricordo sempre ragazzi che le carte scelte qua sotto non saranno le più forti, ma bensì le più utilizzate in gioco. Ma adesso celebriamo il vincitore dello scorso episodio, che se vi ricordate si erano sfidati Simone e Vasile. Ragazzi, è stato veramente un chest opening bellissimo, quindi per chi non avesse visto quel video ragazzi lo consiglio assolutamente, anche perché alla fine hanno trovato la stessa leggendaria, quindi è data più che altro una sfida in base alle altre carte. Lo scorso episodio appunto votato da voi ha decretato con la bellezza del 65%, quindi un margine neanche così tanto esoso. Comunque ha vinto Simone e di conseguenza gli faccio il più grosso in bocca al lupo ragazzi. Come vedete appunto di sovraimpressione vi mostrerò anche le carte che ha trovato Simone, insomma quelle più utilizzate. Raga, ha fatto una roba allucinante, sembrava un alambicco oppure il deposito di un drogato che si prepara le fiale con la roba. Detto questo, partiamo subito a vedere quali saranno i due sfidanti di oggi. E ladies and hombre, for this episodio appunto si sfideranno Umberto contro Dima. E allora devo dire subito una cosa, ragazzuoli, un'altra volta c'è una bella differenza di bauli. Hanno entrambi un baule leggendario, ma Umberto ragazzi ha dei bauli che porca troia. Ma detto questo, Marco nel secondo episodio ci insegnò che non serve avere i bauli quanto un culo così per trovare due leggendari in uno spaghettamento. Quindi noi quest'oggi ragazzi partiamo subito dal baule di Umberto. Oggi dobbiamo aprire i bauli di Umberto e vediamo di fare una bella sculata. Eccoci sulla carta di Umberto ragazzi, e come vedete davanti non è che ha dei bauli, questo è un fottutissimo stupro visivo per i giocatori di Clash Royale. Dobbiamo trovargli una fottutissima carta sculata, perché quest'oggi deve venire fuori un chest opening della madonna. Partiamo dai bauli omaggio, che il primo sarà appunto con 86 unità di oro. Come seconda carta ragazzi troviamo due onestissime gemme. Terza carta è una capanna di Namecianacci, chiudendo tutto con 10 spiedini ragazzi, 10 frecce utilizzatissime in gioco. E quindi penso, se nel caso in cui non dovesse trovare la zap, questa sarà quasi sicuramente la carta comune più utilizzata dentro il suo mazzo. Partiamo con il prossimo baule omaggio ragazzi, che rappresenta di questo baule ci fornisce 79 unità di oro. Come seconda carta ragazzuoli troviamo la bellezza di un tre moschettiero, che chiude tutto con 10 namecciani ragazzi. Partiamo carichi, dai, col baule d'oro. E ragazzi ci riserva la bellezza di 265 unità di oro. Come seconda carta troviamo un'altra cappa, ma quante cazzo ne trovo. Prossima carta, 17 spiritali di fuoco, 17 dadi star. Prossima carta ancora, 17 bombaroschi, che chiudono tutto con 3 volte la mega rapa. Dai ragazzi, ci sta, 3 volte la mega rapa. Carta rara implementata da pochissimo, ma veramente utilizzatissima ragazzi, specialmente nell'arena leggendaria, la trovo praticamente sempre. Allora ragazzi, davanti a questa imbarazzantissima mostra di bauli, io aprirei subitissimamente quello epico, perché di quelli che abbiamo qua è quello più scrauso. Andiamo a vedere cosa gli riserverà. In questo caso sono bellezza di un arco X, porca troia, trovali meglio. Dai ragazzi, 4 volte la tornado, carta nuova, spettacolo. E ragazzi, penso quasi quasi di metterla questa come epica, perché appunto essendo nuova non sarebbe tanto utilizzata, ma ragazzi merita, quindi finirò nel deck, perché anche perché la prossima carta sarà... Vabbè ragazzi, anche lo zio secco non è male. Ma comunque ragazzi, piazziamo la tornado e da lì secondo me non si sposta. Attenzione, c'è la possibilità che possa trovare anche due carte leggendarie in questo chest opening, sarebbe un culo allucinante. Ma non siamo qua a parlare di questo, perché noi adesso siamo davanti a quello della corona. Insomma, apriamo il baule della corona, che in questo caso riserva la bellezza di 545 unità di monete, seguite come seconda carta da 4 gemme. Terza carta in questione ragazzi, troviamo, attenzione, 4 volte i tre moschettieri, 4 volte la salumeria zamponica. Prossima carta ancora ragazzi, troviamo 4 volte ragazzi tampone. Quest'oggi ragazzi è solo del salume. Ah, 67 navigiani da fitness ragazzi, tutte le comuni, quindi quell'ultima dovrebbe essere un'epica. Or dunque, baule della corona, trovami la carta epica, che sicuramente sarà uno schifo, perché tanto rabbia la tornado. Abbiamo sto cazzo di frullatore, quindi che ci serve? Cosa ci serve?
serve, appunto, abbiamo trovato un reflusso gastrointestinale di Zio Fester, detto volgarmente anche veleno, che da quando l'hanno nerfata, ragazzi, perdonatemelo, ma è diventata palesemente uno schifo. Schifo. Ok ragazzi, adesso rimane il super magico e il leggendario. E quindi noi partiamo subito alla prima del super magico. Vediamo di scularne. Ragazzi, dobbiamo trovare una leggendaria qui dentro. Non stiamo scherzando, siamo in arena leggendaria. E io pretendo due carte con gli spigoli da questo spacchettamento. E quindi il baule super magico, ragazzi. Sto bel baulaccio ci riserva 3863 unità di oro, 54 zap. Attenzione ragazzi, trova la zap, quindi nuova carta comune più utilizzata. Tre principacci neri. Ok, mi trova le epiche scandaglionate, quindi è un dito nell'occhio. Come la prossima carta, 56 volte la donna polenta, ragazzi, utilizzatissima. Prossima carta, ragazzi, troviamo 5 pari di ronco, ragazzi. E avanti con ronco. Però avendo la tornado quest'oggi siamo penalizzati di ronco. Prossima carta, ragazzi, troviamo 471, papà. Per l'amor del cielo, per l'amor del cieco, 81 volte Gargamella, rega. Gargamella utilizzatissimo. Perfetto, richiesta proprio. Che è una cosa spettacolare. Come l'ultima carta che sicuramente, ecco, 14 camerieri. Non è possibile che non mi trovi la leggendaria. Meno sfigato Dima, perché così ha più probabilità almeno di pareggiare, insomma di pareggiare i conti. Perché se avesse trovato ovviamente due leggendarie, raga, la sua vittoria sarebbe stata letteralmente indiscutibile. Ma ragazzi, adesso comunque rimane il baule leggendario. Qua dentro la leggendaria la troviamo. Se dobbiamo trovare, appunto, se troviamo, dobbiamo trovare bene. E quest'oggi deve saltarci pure almeno una principessaccia, ragazzi. Un bel vecchiaccio dell'Alpe. E insomma, non fare il figlio d'Androchia. Ma comunque, questo baule leggendario riserva ad Umberto una carta leggendaria, che in questo caso sarà, attenzione ragazzi, benissimo, un boscaiolaccio, un bel boscaiolo, un bel lumberjack, un bel lumbercigione, ma bello proprio. Madonna, se quando arriva la torre che attira delle legnate, che in confronto alla massaia quando gli rubi il pasticcio di cane dal davanzale, in confronto è ferma. Arrivano infatti colpi col mattarello qua dietro al coppetto, ragazzi, che la testa diventa come quegli agenti che mettono sulla macchina con la molla, no, quelli famati indietro. Comunque ragazzi, ricapitolando le carte di Umberto, perché ragazzi Umberto è andato veramente bene, ha trovato come carta comune, ragazzi, carta comune più utilizzata la zap. Seconda carta, carta rara più utilizzata in questo caso, io direi Gargamella. Ero un po' indeciso tra ragazzo zampone o donna polenta, ma ragazzi, Gargamella, specialmente nelle arene più basse, viene utilizzata in maniera scandalosa. Quindi quest'oggi non poteva mancare, appunto, nel deck di Umberto. Prossima carta, ragazzi, prossima carta, la tornado, ragazzi, carta nuova. Ovviamente non poteva avere la rata di utilizzo di quelle altre, ma ragazzi, è la carta che più o meno in questo momento epica intriga di più. E quindi in questo caso la sbattiamo nel mazzo. E quindi ragazzi, Lambergigi, il nostro Babbo Natale pieno di ronco, l'uomo barfuto, barba brutta, no, sai che ti allegnate, chiude questo spacchettamento in una maniera veramente 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 interessante. Ma detto questo ragazzi, adesso vi lascerò appunto in sovraimpressione le carte della sfida di Umberto e passiamo letteralmente sull'account di Dima. Ed eccoci ragazzi sull'account di Dima, e quest'oggi appunto faremo il suo spacchettamento. Allora, come vedete, non ha il baule epico, quindi spero appunto di trovare un qualcosa di carino almeno dentro al baule della corona, o magari dentro quello omaggio o dentro quello d'oro. Ragazzi, vediamo cosa troveremo. Ma di conseguenza adesso noi partiamo subito al verso. Ma non possiamo star qua a parlare inutilmente di cose senza senso, altrimenti ragazzi vi giuro che taci, devi tacere, taci. Oh, e il primo baule magico, ragazzi, riceve la bellezza di 70 unità di oro. Come seconda carta, ragazzi, troviamo due gemme, due gemme. Terza carta, zamponi, chiudendo il tutto con 9 volte l'uomo patatina. E passiamo col prossimo scrigno. E il prossimo baule magico, ragazzi, riceve la bellezza di 73 unità di oro. Come seconda carta, raga, troviamo il mini pecca. Benissimo, raga, utilizzatissimo il mini pecca. Chiudendo tutto con 9 spiritelli di ghiaccio, utilizzatissimi anche questi, specialmente in arena 9. Ragazzi, benissimo, per quanto riguarda il baule magico, gli hanno già trovato delle carte piuttosto competitive. Il baule d'argento, ragazzi, ritroviamo la bellezza di 68 unità di oro. Dai, una volta al membro di Zio Fester. Chiudendo tutto con 9 volte il bombarospo, raga. Ok, passiamo al prossimo baule dorato, che in questo caso riceve la bellezza, trovami bene, 112 unità di oro. Attenzione, dai, trovi bene, trovi un navicello da fitness, ragazzi, da Dio. Prossima carta, 7 spiritelli di fuoco, 3 volte la torre del rospo con gli occhiali, che chiude tutto con
71 volte razzisti. Avrei sperato di trovasse un'epica, ma raga, l'epica non può saltare fuori. Dai col prossimo d'oro, che in questo caso riserva 190. Dai, basta, basta soldi. Prossima carta, abbiamo due volte la Tesla, due volte l'elettrostimolatore. Prossima carta, 11 volte l'orda di rape, raga. Successivamente troviamo 16 volte i namecciani normali, non da fitness, perché chiudono tutto con la carta rara, che in questo caso trovo mega rapa. Dai di mega rapa, dagli di mega rapa, ma in comunque la rara più utilizzata al momento rimane sempre mini pecca, raga. Sempre il mini pecca e comune comunque sempre namecciani da fitness. Va bene ragazzi, ma visto che lui ci ha farmato anche due bauli dei tornei, adesso noi andremo a sapere appunto quello sia del torneo che della sfida. Dopodiché spacchetteremo appunto baule della corona e baule leggendario, che mi ha permesso di gemmarlo. Ok raga, apriamo sto baule e vediamo che ci riserverà la bellezza di 28 unità di oro. Prossima carta, un gioco erotico di zio Fester. Dai ragazzi, gli spiedini, perfetto. Prossima carta, un namecciano, chiudendo tutto con Gargamella, raga. Benissimo, Gargamella. Comunque penso che sia comunque più utilizzato il mini pecca di Gargamella. Comunque andiamo bene per il fatto che avendo trovato anche gli spiedini ha una comune competitivissima. Apriamo il baule della sfida classica, ragazzi. Il nostro baule della sesta sfida classica, vediamo cosa riserverà. E in questa casa appunto ci trova la bellezza di 590 unità di oro. Seguiti il secondo campo da Fa il Bravo. Due golematci di ghiaccio che chiudono tutto con 21 volte il giocattolo erotico di zio Fester. Ma partiamo ad aprire il baule della corona, ragazzi. Ci manca quello e il leggendario, quindi partiamo ad aprire quello. E dai, squilliamo con l'epica. Comunque 467 unità di oro ce le trova lo stesso. Prossima carta, che saranno comunque le gemme. Vabbè, tre gemme ci stanno comunque. Prossima carta in questione, 7 volte l'orda di rape. Successivamente, ragazzi, troviamo 3 volte. No, ti prego, trovami tutte. No, vaffanculo. 3 golematci di ghiaccio, raga, l'epica questa volta non c'è. L'epica questa volta non c'è. 51 volte i namecciani. Ma ragazzi, rimaniamo senza una carta epica. Per Dima si mette veramente male. Si mette veramente male. Dobbiamo sperare di sculare dentro il baule leggendario. E ragazzi, eccoci davanti al baule leggendario. Ovviamente, ripeto, Dima mi ha permesso di gemmarlo così da facilitare il chest opening. E detto questo, le sorti si ribalterebbero a mio parere nel caso in cui dovesse trovare o principessa o vecchio dell'Alpe. Ma detto questo, questo baule leggendario riserva Dima una carta leggendaria, che in questo caso è Fa il Bravo, eh. Questo baule ci riserverà Caputtana, ragazzi, una scintilla. Troviamo una scintillaccia comunque leggendaria che mancava a Dima, ma porca troia, utilizzata da una ristretta cerchia di giocatori di Clash Royale. Ma comunque ci sta, raga, comunque ci sta. Una bella scintillaccia per Dima. E contando appunto in questo caso le carte più utilizzate trovate da lui, sono state come carta comune, ragazzi, gli spiedini. Perché gli spiedini, raga, in questo momento li stanno utilizzando veramente in maniera esorbitante, specialmente col fatto del baule leggendario. In molti hanno trovato la principessa, quindi sti spiedini, raga, sono tornati di moda in maniera allucinante. Come la carta rara, che in questo caso il mini pecca, ragazzi. Anche il mini pecca viene utilizzatissimo in molteplici mazzi, quindi quest'oggi era di conseguenza nel suo mazzo. Carta epica purtroppo mancante per il nostro Dima, mentre come carta leggendaria l'ha trovata la cipolla. Una bella cipollaccia, ragazzi, un bel cipollone, come per i soliti tre anelli di cipolla presenti al margine di questo attrezzo trabiccolo con le ruote, che appunto termina così questo chest opening. Ma adesso, ragazzi, terminando questo spacchettamento, io interpello voi, perché appunto qua in alto troverete, deve essere qua, non mi ricordo, qua sopra troverete il sondaggio per scegliere chi dei due secondo voi ha vinto questa chest battle, se Dima o Umberto. E nel prossimo episodio appunto celebreremo come in questo la vittoria di chi ha ricevuto maggior numero di voti. Quindi ragazzi, votate, votate. Nessun Matteo Renzi è stato coinvolto in questo votaggio, quindi date tranquilli. Detto questo, termino qua questo video, ragazzi. Mi raccomando ragazzi, spolliciate, che a 8000 mi piace ci sarà una prossima chest battle con due di voi. Quindi mi raccomando, se avete bauli da spacchettare, da farmi aprire, contattatemi o su Facebook o su Instagram. Vi ricordo, ragazzi, vi ricordo che in questo momento le richieste sono veramente tantissime, quindi io cerco di rispondere a tutti, ma non sempre riesco. Quindi ragazzi, perdonatemi nel caso in cui non debba rispondervi immediatamente, ci tenevo solamente comunque a farvelo presente. Detto questo, termino qua questo video. Mi raccomando, ragazzi, il pollice, il dito in aria. Vi ricordo che alle 19 ci sarà il video di Flame, quindi mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, tornate a vederlo. Detto questo, vi saluto. L'ho già detto comunque, Facebook e Instagram in descrizione tra i commenti come al solito. Noi c'è il Rebe che mosca in un prossimo video, che dire di Max è tutto. Bella rega. Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, a
matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.